Ciao ragazzi, siamo pronti per il nostro primo allenamento. Andiamo a fare un piccolo riscaldamento, ok? Questo allenamento durerà circa 15 minuti. L'allenamento sarà HIIT, High Intensity Interval Training, dove alterneremo momenti di camminata normale o recupero attivo con allenamento di alta intensità, dove spingeremo di più. Prima di cominciare è sempre importante di fare 2-3 minuti di una camminata suave, lineare, rilassate le spalle, addominali comunque rimangono tesi. Ricordate sempre che tu stai controllando il tapirulano non controllo te, questo è molto importante. L'altra cosa è scarpe da ginnastico è necessario. Si potrebbe fare a piedi nudi, però una bella scarpa da corsa, una bella scarpa da corsa che ci permette di avere comunque le articolazioni protette, i piedi protetti. L'altra cosa, tenetevi sempre, se possibile, un cardiofrequenzimetro proprio sul polso, perché il cardiofrequenzimetro ci aiuta a vedere le pulsazioni, perché un tapirulan ci fa alzare di più i battiti cardiaci ed è molto importante tenerli sotto d'occhio, specialmente se sei una persona non allenata, perché questo è probabilmente l'attrezzo genico più cardio che ho, ok? Perché il tappeto, l'inclinazione, camminando sempre in salita, ci fa lavorare il doppio del lavoro fuori casa. Infatti le cose belle di questo tappeto è ci permette veramente, ma proprio veramente, a fare un lavoro quasi, diciamo, come brucia grassi, quasi come la corsa, perché abbiamo i due volani, l'inclinazione, il tappeto, stiamo facendo noi, perché se io mi fermo, si ferma il tapirulan, non c'è un motore, sono io il motore, e per questo è efficacissimo proprio avere grandi risultati. Abbiamo ancora un minuto di riscaldamento, poi faremo uno scatto di 45 secondi seguito da un minuto di recupero, ok? Perché faremo un bel passo, voglio che stringete i glutei, voglio che fate proprio una bella salita, puoi anche pompare con una mano alla volta e le partiamo per 3, no, facciamo ancora 30 secondi, 30 secondi. Riscaldiamo, respiri. Se senti giramento di testa o senti che comunque il fiato si accorcia troppo o diventa difficile concentrarvi, a quel punto rilassate e andare più piano. Partiremo fra 13 secondi, faremo 45 secondi di scatto e poi un minuto di recupero, ok? Proprio per avere il massimo dal nostro allenamento. Ok, scatto. Cominci proprio. Puoi anche spingere, proprio porta le braccia giù, gomiti sopra il tapirulan, stringi i glutei, ok? E se volete, se questo già per te è troppo facile, potrete aumentare la resistenza qui lateralmente con la nostra resistenza magnetica. Ci mancano ancora 25 secondi, spingi, vai, vai, cominci con, dai, dai, pompa, 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 ci mancano 18 secondi, nostro HIIT. High intensity interval training, altamente allenante, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rallenta, camminata piano, respira, ok, primo andata, il primo giro andato, dobbiamo fare 7 giri, respira, ok, respiro e recupero, ma non smettere. L'altra cosa, devi sempre stare attento che quando il cuore sta battendo tanto, di non abbassare la testa sotto la soglia del cuore stesso, ok? Che potrebbe sarebbe troppo impegnativo per la vostra, diciamo, pressione. Respira. Bevi acqua se necessario. Abbiamo ancora 25 secondi di recupero e poi partiremo, ok, con il nostro 45 secondi di scatto, ok? Potete aumentare anche quando andiamo a fare il scatto la resistenza stessa per dare tanta energia, perché io voglio che rimanete corto di fiato per fare lo scatto fra di 5, 4, 3, 2 e vai. 45 secondi. Spingi su quelle gambe, vai, spingi, ok? E continui proprio a concentrarti sui talloni, spinta in alto, usi, anche se puoi alla fine schiacci i glutei, dai una bella spinta
grande lavoro, cioè abbiamo ancora 25 secondi di scatto, più veloce ancora. Spingi, spingi, spingi. Dai, ricordate quanto state facendo per il bene del tuo corpo, bene nel vostro sistema brucia grassi. Ancora 8, 7, 6, dai, 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 fino in fondo. 4, 3, 2, 1, relax, scarica, respira, deambula. Questo si chiama recupero attivo. Respira, inspira, espiro, inspira, espiro. Ok, questo allenamento è estremamente impegnativo se sei un fumatore, perché è altamente aerobico. Non esagerare, guardate verso il cardiofrequenzimetro. Se hai il tapirulan, i GM24 hanno le pulsazioni di fronte a voi, controllate, vedete quanto sta pompando il vostro battito cardiaco per avere il massimo del vostro allenamento. Ok, 10 secondi, dobbiamo fare il terzo ciclo di 7, ok? Sempre 45 secondi, addirittura potrete anche correre se volete, ok? 2, vai, ok. Possiamo anche correre, ok? Proprio la cosa importante è che quando si fa lo scatto è di aumentare l'intensità. Come si aumenta l'intensità? Inclinazione, spinta, velocità delle gambe stessa, o altrimenti aumenta proprio con la resistenza. Respiro. Dai, abbiamo ancora 20 secondi da adesso. Dormiamo 20 secondi. Poi nel suo terzo giro sarà andato. E mi metto proprio a recuperare camminando rapidamente. 10 secondi ancora. Respiro. Si accorcia il fiato. 5, 4, 3, 2. Stop, relax. Ma non è un stop completo. Respiro. Inspiro. E respiro. Ci mancano 4 giri. Bello heat. Bello lavoro. Proprio ritmo di musica. Divertendoci. Metti la musica che, se a volte le posso anche montarlo senza musica, metti tu la musica che ti piace. E quando stiamo recuperando, mentalmente, se guardate il vostro cardiofrequenzimetro, puoi anche provare di calmarti da solo, cioè siamo biofeedback. Respiro, rilasso, respiro, recupero. E ci mancano 15 secondi. E poi facciamo un altro 45. E il nostro quarto giro. Ci siamo pronti? 5, 4, 3, 2. Ok, vai, spingo. Aumenta la resistenza. Ok, velocità, resistenza. Se vuoi puoi anche pompare prima con un braccio e lo facciamo per 15 secondi e magari poi cambiamo braccio. Dai, spingi ragazzi. Non dobbiamo assolutamente abbassare adesso. Siamo a giro di boa, questa è la quarta di 7 cicli. Dai, 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 cambi braccio. Pompa. Respira, pompa. Respira e vai. Ci mancano soltanto 13 secondi. Poi di nuovo avremo il nostro recupero. Pompa, pompa. Continua a spingere su quelle gambe. Spingi, spingi, spingi per 3, per 2, per 1. Relax, siamo dentro 4, ci mancano 3. Recupero la resistenza. Respiro, ok? E anche qua noterete che è basso impatto. Basso impatto vuol dire che non stiamo impattando sulle nostre articolazioni. Chi ha mal di schiena, mal di ginocchio, mal di caviglia, la camminata di solito, non sempre, ma di solito è alla portata di tutti. E il bello è quello, che sì, noi abbiamo tempo di recuperare, tempo di concentrarci, tempo di lavorarci alla grande e portare a casa un bel signor allenamento. 20 secondi, entreremo nel quinto scatto di 7. Ok, ci mancano 3, 5, 6 e 7. E poi la facciamo un minimo di cool down. Il nostro allenamento HIIT con il nostro tapirulan sarà fatto. Pronti per il prossimo scatto? Tra 5, 2, 1. Spingo con le gambe. Ok, io mi porto un po' in avanti.
e provo di andare più veloce possibile, mettendo tallone di fronte tallone e stringendo o spingendo sul tallone stesso per far avanzare il tappeto. Noterete che si attiva il gluteo. Ok, vado, spingo, ancheggio, anche un minimo di ancheggio, ci mancano 20 secondi, continuo a camminare e continuo a pompare, perché noi stiamo facendo un lavoro pazzesco per il nostro corpo. Senti il calore, senti che si stai sudando. Dai, ci mancano 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, camminata, Ok, scarica, respira e scarica. Ci mancano due scatti. L'altra cosa bella del HIIT, che vuol dire High Intensity Interval Training. Allora, l'allenamento ad alta intensità, ad intervalli, intervalliamo tra un momento di clou o di spinta e un momento un po' più soft. Nel gergo dell'atletica leggera si chiamavano anche fartlek, c'è anche Tabata. Allora, HIIT e lavorare a circuiti a intervalli. Poi ci sono incrementi, fartlek era 100 metri, 100 metri, 200 metri, 200 metri, 400 metri, 400 metri e via vicenda. Tabata invece sono 20 secondi, 10 secondi. Ma la cosa importante è che c'è due momenti, alta intensità e bassa intensità. E fra 5, fra 4, fra 3, fra 2, parti! Vai. 45 secondi, ci mancano due scatti. Adesso qui potete anche decidere di camminare, di correre, di metterti la resistenza più alta. Io voglio che tu fai il tuo di massimo, il tuo che ti fa alzare il battito cardiaco, il tuo che ti fa sudare, il tuo che ti fa bruciare quei grassi, perché noi siamo qui per questo. Interval training è qualcosa di magnifico per aumentare il metabolismo, abbassare il set point, a farci riattivare il nostro sistema di brucia grassi. Abbiamo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minuto. Un recupero, ci manca uno. Che ne dite? Vogliamo fare una corsetta per l'ultima? Ok. High intensity interval training, che è amatissimo da tanti, no? Quelli che fanno Tabata o CrossFit. Ok, non va fatto sempre. Va fatto al massimo due volte a settimana, ok? Perché non dobbiamo mai portare il corpo a un livello che fa sempre alta intensità, perché il nostro corpo ci sgama sempre. E se faccio sempre la stessa cosa, prima o poi il mio corpo dice, sai che ti dico, ho capito, abbassi i consumi e tu per avere un risultato dovrai lavorare il triplo. Cosa che avete notato non è tanto piacevole quando stai facendo scatti di questa entità. Ok, 10 secondi. Ultimo scatto. Facciamo uno leggero jog. Tenetevi saldamente sul vostro tapis roulant attraverso... Ok, vai. Minuto. Ok, correre in salita di sicuro ti alza il battito cardiaco. Se è troppo, camminate basta, perché potrebbe essere troppo intenso o troppo sollecitante. Ci mancano soltanto 30 secondi del nostro ultimo scatto. Ma quando ti dico basta, non ti fermare di colpo, non ti fermare tutto insieme. Molto importante anche il cool down, specialmente quando facciamo un lavoro di alta intensità cardiovascolare. Ok, ci mancano ultima 5, no non 5, scusami, 9, 8, ecco ultima 5, 4, 3, 2, relax, rallenta, ok, cammina, respira, ok, abbiamo fatto 15 passa minuti di un lavoro di high intensity interval training, massimo lo facciamo due volte a settimana, non farlo tutti i giorni, ti prego, sai quante persone dicono, faccio lo stesso allenamento da 8 anni e non dimagrisco, non capisco perché stai facendo la stessa cosa. Tecnicamente a settimana dovremmo al massimo fare 45 minuti di HIIT, allora 2/3 volte, per se siete principianti vi invito di cominciare sempre con le cose più semplici, non più difficili, ok?
E l'altra cosa, una bella sana camminata, anche senza un video, guardando la televisione, è un ottimo alternativa per i giorni che non fai heat. E qui faremo altri allenamenti insieme. Spero che vi state divertendo con la nuova challenge dedicata alla camminata insieme. Baci dalla Jill, vi aspetto sempre insieme per allenarci, per sudare e per bruciare un sacco di calorie. Ci vediamo presto!